siamo nuovamente in studio, ancora buon weekend e buon sabato prenatalizio a voi che ci seguite da casa, ai ritardatari, quelli che sono persi, mannaggia, la prima parte del gioco delle coppie. Vabbè, cercate di rifarvi seguendo questa seconda manche, vediamo subito di presentarvi i pretendenti. Eccoli! Buonasera a Giuseppe, Luca e Marco, questi sono i nomi dei tre ragazzi che giocheranno con noi. Intanto cominciamo con Marco, questo nome diffusissimo ormai. Senti Marco, so che tu fai tantissime cose e poi ne parleremo, però sei un ex nazionale di scherma, questo è... Sì, insomma, ho fatto scherma per diversi anni, per tanti anni, ho fatto spada, per cui... Così, ho girato un po' dappertutto. Ho capito. Ho fatto gare internazionali. Quanti ne hai infilzati? Beh, tantissimi. Tantissimi. Tantissimi, tantissimi. Senti, poi adesso hai smesso e sei rimasto nell'ambiente della scherma, così? Beh, sì, sì, in effetti, anche se non tanto, ci sono abbastanza dentro. Senti, per te vale il detto chi di spada ferisce? No, 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 assolutamente, assolutamente, non ferisce. Senti Marco, ecco, a parte questo tu mi dicevi che poi a te piace anche un po' fare l'intrattenitore, lo showman, ecco. Sì, sì, ho avuto abbastanza modo di divertirmi così, facendo un po' lo showman, per cui non ti voglio anticipare niente, per qualcosa che loro ci seguono da casa c'è una sorpresa nascosta. Ho capito, sorpresine nascoste nel corso della trasmissione. Bene, grazie a Marco per questa presentazione. Ed ora, dopo la scherma, passiamo all'atletica leggera. Luca invece è un atleta di quelli veri proprio, Quelli veri, si fa per dire, insomma, non si fa per dire, quelli veri. Atletica di professionismo ad alto livello, sono 12esimo in Italia e cerco di fare il possibile facendo 12 allenamenti alla settimana, vale a dire sia il mattino sia il pomeriggio. Ecco, pensate un po' che non è mica... Non ho gareggiato con i nomi più in dell'atletica internazionale mondiale, compreso Rinaldo Di Maia, che è quello che ha il record del mondo, un po' scuro di carnagione perché è nero. È nero, ho capito. Rinaldo Di Maia, che sembra un nome napoletano, potrebbe sembrare. No, Di Maia. Di Maia, e invece esatto. No, non è napoletano, è molto veloce comunque. Senti, e il tuo tempo qual è? Il mio tempo è 14.2 per quest'anno, sperando di migliorarlo e riuscire... Ecco, senti, il record italiano quanto è? 110? È di 8, che è irraggiungibile, è già 20 anni che c'è, ed è 13.4. E 20 anni? E cosa è successo quel giorno? Gli hanno soffiato? No, è lui che era un talento naturale, era una velocità di base incredibile. Ho capito. Io sono contento di riuscire ad andare sotto i 14, 13.8, 13.7, che si riuscirebbe ad andare nazionale. E quest'altro anno, secondo me, anche fare le Olimpiadi, chissà. Bene, noi ti facciamo un applauso qui perché... Grazie. Questo esula un attimo dal gioco delle coppie. Bene, grazie a Luca. Ed ora parliamo con Giuseppe. Giuseppe ama moltissimo la danza. Sì, Che tipo di danza, Giuseppe? La classica più che la moderna, perché mi concentra meglio, sento molto dentro di me che nasce questa cosa. Ecco, tu riesci a fare questi balzi, queste cose? Sì, anche data la mia altezza, che sono abbastanza alto, quindi cerco anche molto di equilibrarmi. Ho capito, senti, e poi ti interessi di scienze occulte? Certo. Ecco, in che cosa in particolare? Di tutto, quasi di tutto, chiaroveggenza, lettura delle mani, delle carte. Dei piedi, senti. Mi piace molto l'invisibile, cioè quello che non si vede. Ho capito, che però, si sente, ecco, molto. Dovrai essere, però stasera non dovrai usare queste tue scienze occulte per scoprire certo. Oppure influenzare la nostra concorrenza. No, no, no. Ok, va bene, abbiamo così presentato i tre pretendenti, Giuseppe, Luca e Marco, ed ora separiamo le due postazioni con sempre il nostro avanzamento del muro magico e presentiamo la concorrente di questa sera che arriva da Luca, si chiama Antonella. Benvenuta, eccoci, è finita la giostra, puoi alzarti. Allora, senti, stasera tu intanto devo dirti che sei molto fortunata perché hai tre concorrenti, tre pretendenti che al modo loro hanno tutti qualcosa di interessante. Ho sentito. Una bella puntata sarà quella di questo sabato prenatalizio. Allora, che cosa fa Antonella? Tu? Beh, diverse cose, tra cui scrivere canzoni, testi pubblicitari, vendere il corredo.
c'è un po' di tutto. Scusa, insomma, hai detto, scrivi testi per canzoni, testi pubblicitari, vendere al corrode. Cioè, non è che sono tre cose diverse. In effetti sì, però è più normale che tu faccia testi pubblicitari e canzoni che vendere al corredo. Beh, quando non ho altre cose da fare, visto che è una conduzione familiare, vendo anche il corredo. Vendi anche il corredo. Senti, poi che... mi piace, è una cosa che ti piace? Poi le ragazze serve il corredo. Il corredo, scusa, se vai un pochino più al centro. Certo. No, ma serve anche agli uomini, perché serve nel corredo ci sono mica solamente. Cioè, le lenzuola fanno parte del corredo. Ma le lenzuola, le coperte, le ma tovaglie. Chi ci dorme nelle lenzuola? Uomini e donne. Ecco, gli asciugamani. Ma certo, cose che servono a tutti. A tutti e due. Senti, che canzone scrivi tu? Canzoni rock all'italiana, canzoni d'amore soprattutto. Poi ecco, mi piace anche cantarmi, perché visto che suono la chitarra. Suoni la chitarra? Sì. Peccato che adesso noi volevamo farti cantare, quindi c'è la tua ultima composizione. La mia ultima composizione, ti dirò. Ti dirò. Ti dirò. Senti, vogliamo iniziare perché non abbiamo molto tempo. Certo. In bocca al lupo, accomodati. Allora, attenzione, possiamo sicuramente partire. Giuseppe, Luca e Marco, tantissima grinta per Antonella. Antonella, prima domanda. In una notte di luna piena, a tua moglie crescono i canini e le unghie. Tu che fai? Che fai, caro Marco? Allora. Beh, la guarderei negli occhi e gli direi: sei una cosa pazzesca, mi sembri uno zombie. Va bene, Marco ha risposto. Sentiamo la risposta di Luca. Io niente, potrei dire, mi metto unghie e denti finti e facciamo una notte da lupi. Benissimo per Luca, sentiamo Giuseppe. Io invece la inviterei nel mio castello e gli direi: guarda, proprio stasera mi sono capitati due coniugi spagnoli e c'hanno un sangue caliente. Bene, allora Marco, Luca o Giuseppe? Giuseppe. Giuseppe, ti è piaciuta la risposta di Giuseppe? Giuseppe, prima indicazione supplementare. Ma io amo molto la vita notturna, vado molto nei locali perché c'è tanta di quella gente, mi piace molto la gente che a un personaggio che sono folli, insomma, che... Bene, bene, abbiamo così dato l'indicazione da parte di Giuseppe. Sentiamo la seconda domanda per Antonella. Ti telefona un tuo amico e chiede che vuole essere ospitata a casa tua per alcuni giorni, ma tu hai il forte presentimento che questi giorni diventeranno dei mesi. Come pensi di risolvere questo problema? Luca, sarai tu il primo a rispondere questa volta. Ti direi molto sinceramente che ho appena conosciuto una donnina e ho prenotato un viaggio ai Caraibi e non so quando tornerò. Bene, per Luca sentiamo Giuseppe. Ma io guarderei prima la mia condizione sociale, se mi va bene. Se mi va male gli direi: guarda, c'è un vecchio proverbio che dice o ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra. Sì, è bene anche per Giuseppe. Sentiamo Marco. Beh, io prima personalmente gli parlerei chiaramente. E poi... poi parlerebbe con me. Perché io quando dormo russo profondamente. Bene, anche per Marco. Allora, abbiamo dato così le tre risposte, Luca, Giuseppe e Marco. Adesso sentiamo quale è piaciuta di più ad Antonella. Beh, sicuramente Marco. Ti è piaciuta Marco questa volta? Allora Marco, però questa volta parla con la tua voce, certo, non con quella di Jerry Lewis, certo, di Becky Green. Certo, ci sono problemi. Certo. Allora, una bella indicazione per Antonella. Beh, mi piacciono i delfini perché mi piace sentirmi protagonista. Allora, terza domanda per Antonella. Cinematograficamente parlando, come definireste l'amore? Il diavolo in corpo? Un tram dei desideri? Oppure? Oppure, Giuseppe? Beh, io non sceglierei nessuno di tutte e tre. Sceglierei oppure perché trarrei da un romanzo che ha scritto ultimamente un famoso scrittore americano che si intitola Un ponte sull'eternità. Bene, allora Giuseppe ha risposto, sentiamo Marco. Cioè l'amore, sì, io annaccia miseria, l'amore per me è quello scuro oggetto del desiderio. Ecco, Marco ha risposto, sentiamo Luca. Allora, senz'altro il diavolo in rosso o in corpo, pensando alla signora in rosso. Ecco, benissimo, hai fatto questo abbinamento diavolo in rosso, corpo o signora in rosso. Esatto. Bene, allora, quale è piaciuto di più, quella di Giuseppe, Marco o Luca?
Luca. Luca, questa volta scegliamo la risposta di Luca. Luca, indicazione supplementare. Potrei dire che sono un naturista ed estate nei villaggi adoro fare il bagno nudo. Nudo. Questa, ogni tanto in televisione si comincia a sentire anche questa parola, nudo. Allora, abbiamo così concluso, Antonella. Tu inizia a pensare, mentre noi cediamo spazio alla regia. La regia adesso vi darà alcuni consigli per i vostri acquisti, perché no, anche acquisti natalizi. E noi ritorneremo tra un attimo per proseguire questa puntata. Bene. Allora, attenzione, ritorniamo in studio per concludere questa seconda manche, concludere anche la puntata odierna con Antonella, la concorrente di Luca, che dovrà scegliere fra i tre pretendenti. Allora, 10 secondi di musica per Antonella, rivediamo i pretendenti, ecco inquadrato Marco. Da Marco passiamo a Luca, da Luca a Giuseppe. Quindi Antonella adesso sceglierà tra Giuseppe, Luca e Marco. Giuseppe. Giuseppe! Complimenti. Complimenti ad Antonella. Dove vai? Vieni qui. Non è ancora giunta l'ora. Ho fretta. Allora, vediamo subito di presentarti gli altri pretendenti. In arrivo da Carpi, in provincia di Modena, è Luca, il nostro... Eccolo qua. Il nostro atleta. Ecco, hai visto? Che è troppo alto. Ecco, è lui. Ciao Luca. Sono andata bene, non mi sento anch'io piccolino, hai sentito? Allora, proseguiamo, e questa volta invece vediamo in arrivo da Siracusa Marco. Ciao. Ciao Marco. Marco, scusami un attimo. Ecco, mettiti da questa parte, perché sennò mi stai davanti. Sì, cosa c'è? Marco, ci avrei da consegnarti i nostri colori sociali del Circolo Nautico Posillipo Napoli, i colori della Posillipo, della scherma. Perfetto. Ed è tutto il circolo. Bene, ti ringrazio, ringrazio anche il Circolo del Posillipo per questo presente, grazie. Allora, proseguiamo, questa volta ci avviciniamo al nostro muro magico. Voglio sapere semplicemente se è moro biondo, alto o basso. Beh, spero che sia moro. Moro. E non molto alto, è simpatico. E non molto alto, perfetto. Allora, presentiamo Giuseppe ad Antonella. Vieni, vediamo qui al centro. Non ti piacciono i personaggi? No. Allora, speriamo che non sia molto alto. Pensa che anch'io delle volte mi sento anch'io abbastanza imbarazzato quando ci sono così uomini così alti. Ecco, se dalla regia mi mandate in onda anche a me, vedete che sembro. No, scusate, torno subito, Guardate, Sembro Bruno Lauzi e Predolini, Io sembro tipo. Tu sei una donna. Giuseppe, quanto sei alto tu? Abbastanza, 1,98. 1,98, quindi con le scarpe siamo... Siamo sui 2,2. Siamo sui 2,2,2. Allora, siete soddisfatta di questa scelta? Soddisfattissima. Pensa che te lo porterai in vacanza. Pensa quanta roba che mi porti in vacanza. No, ma lui... è che non so sciare, Okay. Mi imparerei tu. No, perché no, non trova gli sci, dice. Benissimo, allora sentite, poi vi metterete d'accordo, purtroppo siamo un po' in ritardo, terribilmente in ritardo in questo sabato prefestivo. Sabato è sempre prefestivo, no? Scemo. Allora, vediamo. Luca e D'Antonella, cosa dice il nostro computer? Il punteggio è di 79. Molto alto, molto alto, molto alto. Questa volta invece confrontiamo Marco. Marco ad Antonella. Cosa dice il nostro computer? Ciao, fate ciao con la manina, eccoli qui. 68. E adesso stabilite un contatto. Stabiliamo un contatto tra Antonella e Giuseppe. Cosa dice il nostro computer? 76, eccolo. Beh, è molto alto, però purtroppo l'intermedio. Va già bene, va già bene. Il bacio è già arrivato, un bel milione vinto dai nostri amici. Allora, è arrivato il bacio, distratti. Allora, Giuseppe, non abbiamo detto che è di Santo Spirito, in provincia di Bari. Sì, questo lo bellissimo paese sul mare. Sul mare, ok. Benissimo, andremo a visitarlo. Certo, da quelle parti. Molto volentieri. Allora, Giuseppe e Antonella andranno in vacanza, ma per parlare di vacanza invitiamo Karen con noi al centro. Ciao.
Eccola qua. Mi sento piccina anch'io. No, ma no, non sei piccina. Allora, guarda come state. Pensa lì, com'è invidioso a casa adesso. Chissà, è lì che si sta mangiando la bile. Dice, guarda che... Guarda come... Guarda, dite, ma di chi stiamo parlando? Ma di lui, no, il matallato. Allora, vediamo, dove andranno in vacanza? Allora, passeranno questo splendido soggiorno al Club Hotel Torre di Madesimo con l'ISFER Vacanze Neve, l'organizzazione specializzata nel turismo della neve con 16 tra le migliori località dell'arco alpino. Bene, abbiamo concluso anche per questa sera, abbiamo concluso questa settimana prefestiva, perché dalla settimana prossima veramente entreremo nell'atmosfera veramente natalizia, arriveremo qui con tutti i pungitopo, le palline, i puntali qui in testa, con l'albero di Natale, le candeline sulle orecchie, i regali che arriveranno puntualmente la notte del 24, e noi saremo qui, ragazzi, non vi preoccupate. Chiudiamo questa settimana, buon viaggio ai nostri amici, ciao Karen, ci vediamo grazie. Lunedì, e anche per voi appuntamento a lunedì. Un bacio a tutti.